Bentornati nel canale delle Burneo. Facciamo questa partita classificata secondo capitolo. Vediamo. Come potete vedere, la valutazione, la mia è proprio minima, 410. Trova un altro, perché due tacche non esiste. Allora, procediamo con questo due tacche contro Gigame, GG Game 367. We are scarsini. Vabbè. Si chiama di Juego. Allora, gioca con Aramburo anche lui. Vabbè. Io metto solo le marcature, non metto più impostazioni avanzate né niente. Poi mettiamo le marcature anche di Hazard sul terzino e di Zarate su Alaba. Fammi vedere poi chi possiamo mettere. Adama Traoré in forma, lo mettiamo al primo tempo, dai. E Buffon lasciamolo là, direi che va bene così. Vediamo com'è lui. 4 vittorie, 6 pareggi, 8 perse. 22.2. E io sono 13 vittorie, 9 pareggi, 20 perse. Una merda. Però ho 2 vittorie consecutive, dovrei vincere anche questa. Speriamo. Ma io non ho capito una cosa, per usare l'analogico di destra, cioè bisogna schiacciare sempre R2 per fare le finte, le cose, cioè non lo puoi fare come l'anno scorso solo con muovendo l'analogico di destra. Boh, adesso proviamo perché non ho mica capito. Perché avrei in mente delle cose da fare con R2, con l'analogico di destra, soprattutto quando ricevi palle in attacco. Però sotto il sole non accade nulla di nuovo. E infatti anche oggi, sotto un bel cielo terzo, questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra attesissima partita di pallone. Siamo certi che nemmeno stavolta ci annoieremo, anche perché grazie a tempo il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. Fallo. E questa è una struttura di poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. Guarda che non corrono neanche i miei. Nel frattempo la gara è iniziata. Una domanda al volo, Luca. Quale? Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Ma fallo di chi? No, che non cominciamo perché io sei scarso, eh. Non ho parole. Primo tentativo dell'incontro. Era troppo lontano per poter impensierire seriamente il portiere. Lukaku. Vera. Grande parata di Stracoscia. No, cominciamo già, l'ho già visto. Perché si è già scritto. Alaba. Vidal. Alza la palla in profondità verso un compagno. Bell'intervento difensivo. Hazard cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. La palla che scivola via oltre la linea sarà rimessa dal fondo. Ma neanche angolo. Ma che sono del cazzo. Berardi. Modric. Il suo pallone è morbido. Spazza via. Il crew si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Lungo passaggio in avanti. E trova bene il compagno. Palla che torna nella zona del portiere. Il portiere la calcia lontano.
Sì, vabbè, allora che l'ha messa. Allontana il pericolo. Si riparte con un fallo laterale. Milinkovic-Savic. Cerca la gran conclusione. Chiellini. Propone di continuare la manovra sul lato contrario. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Prova la conclusione. Tira davvero da dimenticare. Era proprio lì, davanti alla porta. Ha buttato via l'occasione. Toni Kroos fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Scodella in avanti. Prova a tirare, para giù. Che salvataggio da parte del portiere. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Sulla destra. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Posizione irregolare però. Hazard. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Hazard! Azione decisamente infelice. Il tiro non è stato un granché, ha avuto il coraggio di provare. E perde il duello fisico con l'avversario. Filtra la palla in profondità. E passa! Può cacciare la rete! Fallo, era fallo. Vai in culo, va. Cross di Alaba. No. Non riesce a tenerla dentro. Era fallo, comunque, adesso non perde. Milinkovic-Savic. Tocco morbido e qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Ci mette una pezza. Butta dentro, gran colpo di testa e c'è proprio lo zucchero e arriva così il gol del vantaggio. Poi che cross l'ha fatto con L1 a cerchio, ragazzi, ha pescato Abraham perfettamente. Testa preciso ed efficace, la traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Punteggio di 1-0 a Reverendo. Da azione Lukaku. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Si riprende con il secondo tempo. Un solo gol di differenza sta decidendo il match. Fernandinho. Chiellini. Alaba.
diventa Hazard. Ennesima palla recuperata. C'è il dai e vai. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Se fallo. E da lì potrebbe anche trovare la porta. Questa è un'altra opportunità per rendere il vantaggio ancora più pesante. Toni Kroos! Ha trovato la porta anche se partiva da lontano. Il portiere questa volta era attento. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Cerca lo spunto. Tocco prudente al portiere. Lancio lungo del portiere. Manca proprio qualità nel palleggio. Il mister non sarà per niente contento. Hazard prova da fuori. Tiro del tutto fuori bersaglio. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. E i miei si devono guardare la cua perché io se così, cioè. Modric. Ora Savic. È proprio questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. L'estremo difensore la calcia lunga. Guardaline alza la bandierina, sarà rimessa con le mani. Vera era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Si libera la grande. Chiellini riconquista la palla. Se ne va. Può provare. Mamma mia, dama Traoré. È stata una questione di centimetri. In avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Spazza il più lontano possibile. Cerca un'azione veloce. Palla filtrante per Vidal. Si libera la grande. Attenzione, e il palo salva il portiere. Può crossare in aria. Ottima giocata. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. E che succede di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Non c'è più. Un'andrea, va bene lo stesso. L'importante è aver segnato e aver vinto. Questa vittoria nel primo tempo e poi sono stati abili a gestire. Cioè 10-3. Dai. Un punticino. No, perché c'ho i rinnovi. Un record. Resistenza, vabbè. L'avete visto che fatica a giocare perché quello ha così poche vittorie, così nettamente scarso, cioè così poco, cioè lo blocco anche. Perché è senza divisione, cioè è tagli utente, cioè perché divisione 12, rottura dei coglioni, cioè aggiungi all'elenco del blocco partita, cioè. E siamo a 3 consecutive intanto, eh? Vediamo come è aumentata la mia cosa. Allora abbiamo 10 vittorie. 14 vittorie, 9, 32.6, già meglio. Però 420 di valutazione, fiera da piangere.
Vabbè, prendiamo. Tanto oggi gioco solo quella online e basta. Osservatore. Prendiamoci con questo qua. Un terzino a sinistra lo diamo a qualcun altro. Trishard. La merda. Dopo avrei questi tre qua, ma li tengo perché ho comportamento offensivo, giocatore jolly Europa. Però devo aspettare di trovarne degli altri. Ma su agenti non ho messo un cazzo ancora. Non ho messo il pool. No. Mancano 3 giorni e ho le 40 monete l'ultimo giorno, quindi aspetterò. Perché ragazzi, qua c'è tanta roba nella prima fila. No, agenti top, agenti speciali. Come cazzo si fa col quadrato? Cioè, nella prima fila c'è tanta roba. Cioè, Modric, Papu Gomez, Higuain, David Luiz e Arthur. Cioè, uno di questi qua bisogna che li trovo. Ho il Papu Gomez, uno di questi mi va ben tutto. Logicamente io vorrei un centrocampista centrale, cioè o Arthur o Modric. Cioè, se vai in Spagna, puoi essere Modric o Arthur. Ah sì, perché Adama Traoré ce l'ho già. Che posso che in Inghilterra, quindi niente. Esatto. Spagna se o Modric o Arthur. Inghilterra potrebbe essere David Luiz, e se vai in Italia sei Higuain per forza, o Higuain o il Papu Gomez se vai in Italia. Cioè, Adama, cioè fra tutti questi mega da Adama Traoré. Ma vai a fare in culo, ma vabbè. Un 1-0 streaming zitto, tirato, tirato. Vabbè, questo era tutto per il canale delle Burne. Un altro record, ragazzi. Ma qua sono record a manetta. Coupon di rinnovo contratto anche. Guarda che bene. Così ne ho due. Ne ho due, vero? Cioè, ne ho usati due, ne rimaneva uno. Ne ho due, perfetto. Una bomba. 84.000 GP, li ho fatti su un po' così e adesso vado su un match day a vedere se si può giocare qualcosa. Ciao ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.